Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Adesso, come ho detto già, come avete detto in precedenza, ci andiamo ad occupare dell'impianto dei freni posteriori. Abbiamo fatto già l'impianto anteriore, adesso andiamo nella parte posteriore. Già mi sono un po' avvantaggiato, io ho levato già la ruota. Ma l'unica differenza tra l'impianto anteriore e quello posteriore è che per arretrare i pistoncini, i pistoncini anteriori vengono compressi e lavorano in modo lineare, diciamo. I pistoncini posteriori devono ruotare, allo stesso tempo bisogna spingerli. Quindi c'è un attrezzo apposito che io ho acquistato, ho dovuto acquistare per forza, perché altrimenti si può fare anche a mano questo lavoro, ma si rischia di rovinare, più che altro la gommetta interna parapolvere, che si fanno danni, ragazzi, perché quella protegge il pistoncino, quindi se ci va la polvere o quant'altro facciamo danni. Quindi niente, prendiamo la chiave che ci serve una 13, ecco qui, una 13 e una 17. Eccoci qui ragazzi sull'impianto frenante. Allora, andiamo con una chiave, andiamo a fermare la 13, che è quella che bisogna svitarla, e con la 17 allo stesso tempo, un attimo che, ok, qui si è all'entrata. Poi andiamo sotto, c'è una 17 e una 13, stesso lavoro, con la 17 la blocchiamo e con la 13 la svitiamo. Ok. Vediamo, dovrebbe venire anche, sì, viene anche a mano. Ok, perfetto. Questi due dadi andiamo ad svitarli e possiamo estrarre il gruppo pinza. Adesso sarà un po' rognoso tirarlo fuori, che purtroppo non possiamo agire come l'impianto frenante anteriore, perché non possiamo né ruotarlo verso di noi e né spingere i pistoncini, perché come vi ho detto i pistoncini devono ruotare contemporaneamente e entrare all'interno. Quindi un po' ci dobbiamo aiutare con l'aiuto di un cacciavite, facendo un po' di leva. Non troppo, vedete, piano piano. Dobbiamo stare anche attenti perché all'interno ci sono le linguette che contengono, sono tipo dei perni, diciamo perni, chiamiamoli così in gergo perni, che tengono ferme le pasticche, le tengono in posizione. Quindi se andiamo a piegare questi pernetti, perché non ce li danno in dotazione con quelle pasticche. Con alcune pasticche dovrebbero darli in dotazione, ma con queste non ce le hanno date. Vedete, piano piano li facciamo scalzare. Questo è dovuto pure anche a, come ripeto, anni di sporcizia e anche lo stesso ferrato dei freni che fa questo lavoro. Un po' di pazienza, evitando di farci male perché basta un minimo. Io purtroppo ho questo vizio, ragazzi, che non mi proteggo mai le mani. Non riesco a lavorare con i guanti, è più forte di me. Sta quasi venendo via. Ecco qui, ci siamo. Ecco qui. Questo è il nostro pistoncino, vedete? A differenza del pistoncino anteriore, questo è sagomato da una parte e dall'altra. Va infilata, adesso vi faccio vedere uno di quegli attrezzi che ho comprato, vanno inserite qui all'interno e vedremo che il pistoncino ruoterà contemporaneamente e scenderà. Però bisogna stare attenti allo stesso tempo alla guarnizione, questo è un parapolvere. Se la guarnizione questa non la teniamo ferma, va a finire che si attorciglia intorno al perno e la spacchiamo. Questa già diciamo che è un po' deteriorata, però diciamo che per adesso lo lasciamo andare. Teniamo questo così fermo, questo è il cavo del freno a mano, ragazzi. Adesso prendiamo i nostri attrezzi che sono qui. Questo è tutto quanto il kit che ho comprato, vedi? Questo. E questa è la cosa da 6. Qui ci sono tutte quante le varie misure, 6, 7, 8. A noi ci serve una cosa da 6, va messa qua sopra. E contemporaneamente queste due asole vanno all'interno del nostro pistone. Guardate, così, perfetto. Adesso ci dobbiamo aiutare. Io a volte mi basta anche la mano, eh. Tengo fermo la guarnizione. Purtroppo qui stiamo lavorando che con una mano devo reggere una cosa e non, cioè, non sto, come posso dire, in una situazione comoda. Però ce la facciamo, eh. Vedete come cammina? Adesso noi vedremo che contemporaneamente il pistone, mentre che ruota, scenderà e lo dovremmo portare come il pistoncino anteriore a fine corsa. Così di che potremmo montare le nuove pasticche. Purtroppo adesso è un po' duro. Eccoci, è caduto il perno. Purtroppo queste cose qua fanno parte della vita. Allora, vediamo un attimo. Ci vuole solo un po' di pazienza perché purtroppo, vi ripeto, se la guarnizione questa va a finire attorno al pistone, diciamo se lo porta appresso e rischiamo di danneggiarla. Ecco, con un po' di pazienza ce la facciamo, eh. Ecco qui, mentre
Vendono anche, questo è l'attrezzo manuale, c'è cioè anche l'attrezzo pneumatico direttamente con la pistola, si attacca la pistola con l'aria compressa e lo manda giù. Però noi abbiamo questo, dai, ci facciamo andare bene questo. Anche questo. Adesso procediamo con la sezione delle pasticche, ecco qui. Basta fare leggermente un po' di leva, eccole. Da notare che sono proprio finite, ragazzi, eh. Ecco qui. Quello che vi dicevo, scusate, questo qui. Questi sono i perni, i supporti, dove le pasticche nuove andranno ad alloggiarsi, che sono le stesse. Questa è la, guardate com'è, guardate lo spessore. Ok, togliamo le altre. Eccoci qui. Perfetto. Andiamo a togliere adesso tutto il gruppo pinza. Nel frattempo, mentre smontiamo il gruppo pinza, possiamo anche controllare che questi pistoni. Questi vanno benissimo, vedete? Vanno avanti e indietro. Quando sono bloccati, bisogna smontarli, levare questi parapolveri e mettere del grasso, cioè del grasso apposta. Però questi scorrono bene, li lasciamo stare. Vanno abbastanza bene. Ok, allora, adesso svidiamo i due bulloni da 17 che si trovano qui dietro. Vediamo se riusciamo a riprendere. Ok, vediamo se ce la facciamo con le mani a svidarli, con le mani. Allora. Ok, questo è venuto, ragazzi. Calcolate che questa macchina all'incirca 2 anni che l'abbiamo presa. Però è un ottimo motore, eh. Allora, stiamo un po'. Questo che vedete è il cavo del freno a mano, eh. Allora. Stiamo un po' a risicare con gli spazi. Però ce la facciamo. Purtroppo non posso adoperare neanche la chiave a tubo perché qui all'interno non mi ci passa. E quindi mi devo arrangiare con quello che ho. Ecco qui, sta avvenendo, eh? Ecco qui. Poi come al solito spazzoliamo bene i dadi. I bulloni, tutto il gruppo pinza lo pitiamo bene. Vediamo se riusciamo a svitarlo con la chiude del vita. Perfetto, ok, ce la dovremmo fare. Il gruppo pinza con il pistone, per sicurezza, come sempre, l'ho messo sospeso in aria per evitare di sollecitare il flessibile per non farlo rimanere a penzoloni. Ok, eccolo qui. Eccolo qui, ragazzi. Questi sono gli alloggiamenti dove andremo a mettere le pasticche nuove. Questi poi andremo, li toglieremo, spazzoliamo tutto quanto per bene, togliamo il disco e procediamo al senso inverso. Adesso andremo a togliere il disco. Stesso procedimento, ragazzi. Lo togliamo con questa vite da 12. Questa non è stretta molto, non serve. E dovrebbe uscire, venire subito, non viene. Non viene perché qui giustamente è. E non giustamente, logicamente è pieno di ruggine, quindi basta dare delle martellate qui, tanto il disco questo lo dobbiamo. Ecco qui. Guardate la superficie com'era. Ecco perché non veniva, vedete? Si è formato uno scalino con la ruggine. Adesso qui andremo a spazzolare per bene, la superficie è completamente liscia, bella pulita. E niente, e procediamo con il rimontaggio del nuovo disco, ok? Una bella spazzolata. Ecco qui. Come abbiamo fatto con gli altri termozzi, uguale, lo stesso procedimento. Questo è lo sporco che vi dicevo che con gli anni, col freddo, con l'acqua, che si va ad accumulare. E ci vediamo tra poco con il rimontaggio. Allora, dopo aver spazzolato per bene il mozzo, pulito per bene, andiamo a rimontare il nuovo disco. Eccolo qui. Entriamo bene fuori, perfetto. Questi sono i 5 bulloni e questo è il perno di fissaggio che lo tiene fermo in posizione. Ok, perfetto. Andiamo a stringere leggermente la 12, una leggera serratina. Perfetto, ok. Adesso andiamo a rimontare il gruppo pinza che va in questa posizione, così. Allora, bisogna farlo passare dietro al parapolvere. Allora, andiamo a inserire il primo dado. Vediamo se riusciamo. Sì,
ha preso il primo dado. Il secondo, purtroppo è un po' difficile arrivarci con le mani, forse ce l'abbiamo fatta. È un po'... ok. Ecco qui. Allora, vediamo fino a che riusciamo e poi prendiamo la chiave. Ecco qui. Ok, andiamo a prendere la chiave. La nostra bella 17. Ecco qui. Allora, qui per arrivare a stringere questa chiave, ok. Purtroppo ci sono delle chiavi che, cioè, non c'è proprio fisicamente lo spazio per arrivare, ma bisogna cambiare posizione molte volte. Ok. Ci siamo quasi, ragazzi, meno. Vediamo, cambio posizione, vediamo un attimo se riesco meglio così da qui sotto. Da qui sotto dovrei farcela, ok. Che purtroppo è un po' scomoda la posizione qui. I pistoncini, come abbiamo detto, li abbiamo già arretrati, sono già in posizione. Quindi dopo questa operazione non ci resta che montare le nuove pasticche, rimontare il gruppo pinza e il gioco è fatto, ragazzi. Poi come sempre andremo in vettura a pompare il pedale perché i pistoncini devono rientrare. Ok, non bisogna stringere a morte, però è una cosa giusta. Ok, perfetto. Eccoci al rimontaggio delle pastiglie. Ecco qui, allora. Le pastiglie hanno queste due sedi, devono entrare perfettamente in questi due alloggiamenti. Allora, è un po'... non entreranno subito perché giustamente si sono un po' viziate. Eccole qui. La prima. E poi andremo a montare la seconda. Questa è un po' più scomoda come posizione, ma... ecco qui, ragazzi, ci siamo, perfetto. Adesso andiamo a mandare il gruppo pinza, sblocchiamo qui, prendiamo la corda, ok. E andiamo a rimettere il gruppo pinza nel suo alloggiamento. Allora, queste le ho riavvitate per evitare di perdersi, almeno siamo sicuri che sono quelle. L'ho solo riappizzate così, a mano. Ecco qui. Come vediamo, il pistoncino è andato fino alla fine della sua corsa. Questo niente, questo si rimonta. Ecco qui. Duro. Allora, e questo qui sotto, se riesco, da qui. Allora, devo cambiare posizione. Allora, ok. Eccoci qui, ragazzi, siamo alla fine di questo video. L'impianto frenante è completato, tutto quanto completo. Ci andiamo da rimontare solo la ruota, gruppo pinza, pasticca e tutto ok. Gli anteriori già li abbiamo visti, quindi niente, ci vediamo con un altro video, ragazzi. E poi cambieremo i tubi del livido dei freni e faremo il relativo spurgo, ok? Io vi mando un abbraccione grande, ragazzi, e spero che questo video vi sia stato utile, ok? Ciao a tutti!